Stiamo per partire con una nuova puntata di Doppio Binario. Di cosa parleremo oggi, Gabriele? Parleremo di responsabilità 231, di come aggiornare i modelli e di come attualizzarli ai nuovi rischi, grazie come sempre ai nostri ospiti. Beh, allora tra poco. A tra poco. Un saluto a tutti gli amici di Doppio Binario. Come anticipato in apertura, questa puntata parleremo di responsabilità 231, dei nuovi modelli e delle nuove sfide e rischi che le imprese, le società devono affrontare. Lo faremo con i nostri ospiti in collegamento. Parto con il salutare il primo ospite in collegamento, l'avvocato Cristina Rustignoli, General Counsel di General Italia. Ben arrivata qui con noi. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie, dunque io parto subito con lei. Qual è la valenza strategica di avere dunque un modello 231 aggiornato ai nuovi contesti contingenti? Allora, il fatto di avere un modello di organizzazione e gestione sempre aggiornato ha molteplici finalità che vanno anche oltre a quella che è la finalità di presidio della responsabilità ai sensi della 231. Perché in effetti un modello di organizzazione e gestione è uno strumento di governance e di controllo a tutti gli effetti. Per arrivare ad aggiornare il modello, la società è chiamata a effettuare un'analisi puntuale dei rischi, una valutazione delle misure di gestione di questi rischi e quindi a definire e formalizzare questi aspetti nel modello. Tutta l'attività propedeutica, proprio la definizione del modello, è un'attività di assessment che ha indubbie valenze anche oltre alla tenuta del modello. E in ogni caso intervenire tempestivamente, aggiornando il modello alle novità normative, consente di costruire dei presidi di governance e di controllo relativamente ai contesti aziendali nuovi o ai rischi nuovi. Questo perché man mano che dei rischi vengono, dei presupposti, dei reati presupposto vengono introdotti nel modello di organizzazione e gestione, significa che vengono identificati dal legislatore dei nuovi rischi cui l'attività aziendale è esposta. Abbiamo vissuto questo contesto sicuramente con l'emergenza epidemiologica che stiamo affrontando, ma abbiamo e vissuto questo contesto anche in altri ambiti, perché ad esempio, se pensiamo al rischio fiscale, l'aggiornamento del modello ha permesso di effettuare un assessment di rischiosità e di misure di gestione di questa rischiosità trasversale nella compagnia, a prescindere dalla funzione alla quale era preposta la tenuta del modello. Ma ancora un altro esempio potrebbe essere quello relativo al rischio relativo alla cyber security. Anche in questo caso, effettuare l'assessment, valutare i punti di eventuale vulnerabilità identificati, ha avuto una valenza all'interno della compagnia che è andata oltre alla tenuta e all'utilità del modello in ambito di decreto legislativo 231. La ringrazio allora a questo punto, proprio perché stiamo parlando di aggiornamento, di modifiche, le chiedo, non mi resta che chiederle quali modifiche avete apportato voi, in particolar modo al modello 231, tenuto conto degli input di natura normativa, ma anche del contesto degli input che derivano dalla realtà contingente di oggi. Sì, certamente quest'anno è stato un anno intenso dal punto di vista di aggiornamento dei modelli. Due sono stati i principali filoni di attività che ci hanno visti coinvolti e sono sicuramente il primo legato al rischio epidemiologico e dall'altro, ai nuovi reati presupposto della 231 e in particolare i reati di natura fiscale che hanno costituito reato presupposto. Sotto il primo profilo, il lavoro a distanza e la necessità di modificare certi processi, nonché la necessità anche di dotarsi di determinati presidi che all'inizio di protezione individuale dei lavoratori, che all'inizio erano di difficile reperibilità, diciamo, hanno comportato un aumento del rischio di commissione di reati,
in particolare informatici o corruttivi, che hanno comportato la necessità di rivedere il modello di organizzazione. A questi si è affiancato, sempre a causa della pandemia, l'ampliamento dei rischi sul luogo di lavoro legati all'epidemia, che hanno comportato la necessità di individuare tutta una serie di misure di gestione e di prevenzione del rischio al fine di proteggere, insomma, la responsabilità del datore di lavoro, ma prima ancora di parlarne sotto un piano, diciamo, processuale di protezione della responsabilità del datore di lavoro, di protezione dei lavoratori, ponendo in essere tutte quelle misure atte a prevenire l'insorgere e la diffusione dell'epidemia all'interno del luogo di lavoro. L'aggiornamento del modello in quest'ambito è stato pertanto preceduto da un'attenta attività di analisi di tutti i profili di rischiosità che il nuovo contesto emergenziale poteva determinare, e quindi non solamente di quelli strettamente legati alla salute dei lavoratori. E si è intervenuti naturalmente su questo tipo di rischio, sicuramente il più rilevante, aggiornando il modello attraverso un forte raccordo con le norme e disposizioni interne tempo per tempo emanate. Questo ci ha permesso di mantenere e di trovare un meccanismo per mantenere il modello sempre aggiornato, perché chiaramente in una situazione come quella epidemiologica che stiamo affrontando, la tempestività dell'aggiornamento di un modello è di difficile realizzazione. L'integrazione con la normativa tempo per tempo emanata quasi insomma giornalmente seguendo le ordinanze locali e nazionali in materia ci ha permesso di contemperare l'esigenza di un continuo e rapido aggiornamento in linea appunto con l'evoluzione dell'epidemia e con la maggiore staticità di un modello di organizzazione e di gestione. Questo ci ha permesso anche un rafforzamento delle norme interne e quindi un rafforzamento delle misure di prevenzione. Diciamo che come non mai la pandemia ha dimostrato come sia fondamentale una reazione pronta ed efficace per gestire situazioni del tutto nuove e rischi sinora considerati anche remoti. E questo ci ha portato a riconsiderare anche la valutazione che avevamo fatto del rischio di business continuity, perché la business continuity era sempre collegata a eventi, per dire, considerati quasi ipotetici, no? E quali la caduta del meteorite o cose di questo genere, o a interruzioni di disponibilità di sistemi per i quali le misure tradizionalmente individuate, il doppio sito, la lontananza da luoghi sensibili al terremoto, eccetera, si sono rilevati, rivelati in un caso come quello che purtroppo stiamo vivendo, non sufficienti perché la pandemia ha avuto una dimensione internazionale e chiaramente ci ha obbligato a trovare un nuovo modo di lavorare per garantire la continuità del business. Nuovo modo di lavorare, nuovi rischi associati, necessità di assessment e necessità di rivedere il modello di organizzazione e gestione affinché questi rischi siano correttamente valutati e gestiti. La ringrazio per il suo interessante intervento. Io saluto ancora una volta Cristina Rustignoli, General Counsel di General Italia. Grazie, un saluto a tutti. E adesso passo la parola all'altro ospite collegato in studio, l'avvocato Chiara Padovani, fondatrice dello studio legale Padovani, che saluto. Buonasera. Ben arrivata. Grazie. Parlando dei modelli 2-3-1, quali sono le caratteristiche più importanti di un modello 2-3-1 adeguato appunto ai nuovi rischi? Credo che il primo pilastro su cui debba appoggiarsi un adeguato modello 2-3-1 attualizzato nel periodo così peculiare che stiamo vivendo e quindi collegato ai rischi diretti e indiretti dall'emergenza, debba riguardare anzitutto l'albo dei fornitori. Quindi un'implementazione che riguardi un'attenzione specifica sulle modalità, anche in questa situazione di emergenza, dei fornitori e il loro accreditamento.
Una ulteriore attenzione particolare dovrà essere dedicata a procedure specifiche che riguardano le modalità con cui le aziende richiedono e ricorrono alle forme agli ammortizzatori sociali, ma anche alle forme di finanziamento, così come nei rapporti con la pubblica amministrazione. E quindi procedure che disciplinino in maniera rigorosa, prevedendo la tracciabilità continua degli interporsi, dell'interfacciarsi con la pubblica amministrazione, così come nei rapporti di appalto strettamente privati, dove viene in luce, dove può venire in luce il tema della corruzione tra privati. Inoltre, grande attenzione deve essere anche prestata, a mio avviso, proprio per il ricorso continuo allo smart working e quindi all'utilizzo di sistemi informatici, all'implementazione proprio di tutto il profilo high-tech dell'azienda, con riguardo soprattutto anche, non soltanto ai delitti informatici in quanto tale, ma quelli collegati alla violazione del diritto d'autore, quindi ad un uso, se vogliamo, distorto o patologico addirittura delle licenze dei software. Allora a questo punto le vorrei chiedere quali sono le maggiori criticità nell'adeguamento e aggiornamento dei modelli 231. Ma io credo che una prima difficoltà risieda proprio nello sforzo doveroso però che il management delle società piccole, medio, grandi che sia debbano fare per rimappare in qualche modo i vari processi che sono oggi più che mai sensibili ai nuovi rischi. Non solo, ma non dimentichiamoci che ad agosto di quest'anno si è conclusa poi l'entrata in vigore di molti dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 74 del 2000 nell'alveo dei reati presupposto 231. Questo cosa ha comportato e cosa deve comportare? Comporta un innalzamento dello standing di prevenzione e di controllo perché i reati tributari, penso ad esempio primo fra tutti quelli previsti dall'articolo 2 e dall'articolo 3, quindi l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, ebbene queste sono fattispecie che tipicamente sono commesse da un soggetto apicale. Quindi la prevenzione e l'efficace attuazione del modello comporta che si debba anche pensare e costruire ad un sistema che regga l'inversione dell'onere della prova prevista proprio dall'articolo 6. Sappiamo che quando è un apicale il supposto autore del reato presupposto, l'ente deve provare la propria innocenza anche provando che l'autore ha commesso il fatto eludendo fraudolentemente il modello. E quindi lei ben comprende come l'elusione fraudolenta comporti l'esistenza di un sistema di prevenzione e di controllo particolarmente robusto, particolarmente forte. La ringrazio, avvocato Padovani, la ringrazio per essere stata qui con noi. E Si immagini. Grazie a voi. ovviamente io saluto gli amici di Doppio Binario, restate qui con noi per qualche minuto di pubblicità e dopo rientreremo in studio con l'altra parte del programma. A tra poco. Rieccoci in studio per la seconda parte di Doppio Binario. Do il benvenuto al nostro ospite che è l'avvocato Riccardo Quagliana, General Counsel di Banca Monte dei Paschi di Siena. Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti, grazie, buonasera. Grazie a lei per essere con noi. Continuiamo a parlare di responsabilità 231 e in particolare, avvocato, io sfruttando chiaramente la sua esperienza, le chiedo quali sono i nuovi rischi in chiave 231 nel suo ambito, che è appunto l'ambito bancario. Prego. Grazie, ma dunque allora diciamo che le banche stanno mutando modello di business. A fronte delle nuove sfide che hanno di digitalizzazione e di più decisa diciamo, aspettativa in merito al canale digitale, e quindi un primo tema di cui ci stiamo occupando è quello delle attività connesse. Si pensi al clamore che tutte le banche
hanno avuto per quanto riguarda il tema dei diamanti, ad esempio, che è un'attività, diciamo, non prettamente bancaria, la vendita di diamanti da investimento, che ha portato una serie di procedimenti penali e anche responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'articolo del decreto legislativo 231. In questo senso le attività connesse che vanno appunto dalla commercializzazione di prodotti o la segnalazione di prodotti non prettamente bancari o comunque diciamo tutte le attività che non sono ricomprese nella caratteristica attività di banca che invece gli istituti effettuano proprio per incrementare anche il profilo commissionale facilitando un afflusso di ricavi nella parte alta del conto economico che oggi è molto, come dire, afflitta dal margine di interesse particolarmente basso, meritano sicuramente una rivisitazione ai sensi del modello 231. Il primo reato, che è la prima fattispecie che diciamo in questo momento è oggetto di diciamo di interesse è quello del reato dell'autoriciclaggio. Perché chiaramente è un reato che è molto spesso qualificabile in questo ambito. Si pensi, faccio ancora l'esempio dei diamanti, dove chiaramente la banca ha ricevuto delle commissioni, queste commissioni sono state reimmesse nel circuito produttivo, tra virgolette, e quindi integrando potenzialmente il reato di autoriciclaggio, che è un reato particolarmente ampio, particolarmente esteso come accezione. E che quindi in qualche modo pone una riflessione particolarmente importante tutte le volte che una banca avvia o diciamo, ipotizza di avviare attività o di segnalazione o comunque non strettamente correlate al proprio oggetto sociale, diciamo, più tradizionale. Un'altra categoria di reati che sono stati introdotti nel dicembre del 2019 sono quelli che integrano ancora una volta la responsabilità amministrativa degli enti, sono quelli previsti dal decreto fiscale del 2019, dal decreto cyber security e dalla direttiva cosiddetta PIF. Chiaramente anche qui ci sono tutta una serie di attività sensibili che diciamo in ambito bancario devono essere mappate e poi come si sa sostanzialmente la tenuta del modello è una tenuta che viene verificata ex post, quindi una volta che si verifica l'evento e per questo motivo appare necessaria una rivisitazione di tutta una serie di processi proprio per, diciamo, poi poter sostenere in caso di verificazione dell'evento che il modello era stato redatto tenendo conto di tutte, diciamo, queste possibili fattispecie. Quindi questi sono gli ambiti principalmente su cui si sta lavorando per le integrazioni, quantomeno da parte nostra, per l'integrazione del modello 231. Ecco, appunto, le chiedo più nel dettaglio, voi che tipo di modifiche avete apportato al vostro modello? Se c'è stata anche, diciamo, se ci sono anche dei nuovi rischi emersi con chiaramente la situazione contingente? Ma allora, i rischi nuovi ci sono perché, ad esempio, meno recente, più recente del tema diamanti è sicuramente il tema della cyber security, cioè gli attacchi, diciamo, di natura informatica, phishing, che vengono, tra virgolette, effettuati e quindi che hanno anche risvolti non solo dal punto di vista della 231, ma anche dal punto di vista della privacy. Tutte le fattispecie del decreto cosiddetto cyber security sono oggetto di esame allo Stato proprio per introdurre la previsione di nuovi processi o anche la riallocazione degli stessi processi in capo alla banca proprio per cercare di segmentare tutte queste attività che vanno da quelle più banali, quindi l'effettuazione di bonifici, all'effettuazione del pagamento degli F24 o tutta una serie di altre situazioni che sono, diciamo, riprese all'interno del decreto fiscale, del 2019, ovvero del decreto cyber security, al fine proprio di avere una più specifica tracciabilità della fattispecie, che poi è quella che dal punto di vista sostanziale agli occhi della magistratura poi diciamo, può salvare la banca perché se diciamo, viene evidenziato che il modello aveva tenuto in considerazione
una serie di aspetti, questo è, non dico che costituisca un esimente, ma comunque, tra virgolette, può aiutare molto nell'alleggerimento della posizione della banca, perché chiaramente l'aver analizzato diciamo tutte le fattispecie è un aspetto valutato molto molto positivamente dalla magistratura. Per quanto riguarda il decreto cyber security, è entrato in vigore di recente, definisce le regole del perimetro, diciamo, a livello nazionale della sicurezza cibernetica e stabilisce i parametri attraverso cui diciamo, alcuni detentori di un certo tipo di informazioni devono occuparsi. E per quanto riguarda le banche, diciamo che la dazione di credenziali importanti per un cliente, quindi la firma, quindi tutta una serie di dati personali di cui la banca entra in possesso, impongono anche dal punto di vista proprio del perimetro delle attività da effettuare, è che la banca si protegga rispetto all'utilizzo improprio di questi dati, di queste informazioni. Questa è una nuova frontiera che le banche, a mio avviso, hanno la necessità di monitorare più da vicino, individuando misure e procedure che oggi sostanzialmente non ci sono, che erano molto più, tra virgolette, artigianali fino a questo momento. L'inserimento di queste fattispecie all'interno dei reati rilevanti, delle fattispecie rilevanti anche dal punto di vista della 231, hanno chiaramente imposto una forte accelerazione nelle revisioni del modello e soprattutto nelle revisioni procedurali che l'adozione dei nuovi modelli impongono. Certo. Bene, avvocato, io la ringrazio per essere stato con noi e per il suo interessante contributo. L'avvocato Riccardo Quagliana, General Counsel Banca Monte dei Paschi di Siena. Grazie di nuovo. Buona serata, arrivederci. Parola all'avvocato Chiara Padovani, fondatrice dello studio legale Padovani. Benvenuta anche lei a Doppio Binario. Grazie, buonasera. E le chiedo qual è l'impatto della crisi attuale, a suo avviso, sui reati presupposto di responsabilità 231. Certamente la situazione di crisi, di emergenza che stiamo vivendo, ha creato e potrebbe creare comunque un terreno fertile per nuove manifestazioni di reati che sono già inclusi nel novero dei reati presupposto 231 e che quindi potremmo dire sono legati indirettamente alla situazione che stiamo vivendo. Penso ad esempio a forme di manifestazione di reati, di corruzione tra privati e di altri reati invece che riguardano la corruzione e quindi reati contro la pubblica amministrazione, che potrebbero nascere da quelle crisi di liquidità dell'azienda, in cui purtroppo molte aziende oggi sono costrette e riversano, e addivenire all'acquisizione di appalti oppure a un piazzamento sul mercato, quindi attraverso appalti privati, attraverso varie forme di corruzione. E non solo, ma la situazione pandemica ha anche impegnato ed impegna le aziende ad una relazione sempre più fitta con le pubbliche amministrazioni, a prescindere dai contratti di appalto. Mi riferisco alle situazioni in cui si richiedono dei finanziamenti che sono stati previsti nelle varie leggi che si sono susseguite a livello governativo, ma anche all'esigenza di, proprio in tema di sicurezza sul lavoro, rapportarsi con l'INAIL, con l'INPS, con il Ministero del Lavoro, quindi con le regioni. Tutte queste situazioni hanno ovviamente, possono ovviamente implementare, aumentare, enfatizzare il rischio di commissione di questi reati. E sempre legata alla tensione finanziaria e la tensione di liquidità che molte aziende stanno percorrendo in questo periodo, possono essere collegati altre forme di manifestazione del reato presupposto, ad esempio di caporalato oppure di impiego di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno.
ed ancora i reati contro l'industria contro l'industria del commercio, attraverso la necessità di reperire, ad esempio, nuove categorie di beni come dispositivi di protezione individuale. Tipico esempio sono le mascherine, magari da fornitori che non sono compliant rispetto alle procedure di selezione previste generalmente da un buon sistema 231. E ancora non dimentichiamoci che come questa situazione emergenziale di crisi abbia aperto le porte a delle possibili interazioni con la criminalità organizzata per il reperimento di prestiti e quindi di prestiti usurai, quindi un'interrelazione con appunto gruppi di criminalità organizzata ben strutturata. Ed ancora, se vogliamo chiudere questa veloce panoramica, naturalmente la situazione emergenziale è stata anche connotata da un fortissimo e doveroso in certi casi uso dello smart working come nuova modalità lavorativa. E questa implementazione dello smart working e il ricorso costante a sistemi informatici ha aperto le porte ad un aumento del rischio proprio di reati informatici, ma anche in tema di violazione del diritto d'autore, attraverso ad esempio un utilizzo improprio, non autorizzato di determinate licenze di software. Quindi insomma una lunga serie di nuovi rischi che presuppongono appunto l'adeguamento dei modelli da parte delle imprese e in questo Certo. senso le chiedo proprio qual è il ruolo del consulente legale. Ma certamente il ruolo del consulente legale da una prospettiva penalistica di un esperto 231 sarà quello di guidare il management attraverso un'analisi dei presidi in chiave penal preventiva, non soltanto rispetto ai reati, come dire, già previsti, che erano già previsti prima della pandemia, nel novero dei reati presupposto, ma anche una grandissima attenzione di implementazione ai reati tributari. E inoltre io credo che un buon consulente debba anche indicare all'azienda la necessità di prevedere una serie di protocolli di sicurezza, una serie di scudi 231 con riguardo proprio alla previsione di situazioni eccezionali e non in sé prevedibili, quale quella generata dal Covid, proprio per organizzarsi sin da subito in una risposta immediata, efficace e tempestiva a situazioni che purtroppo non sono ponderabili, quindi ad eventi che non sono catalogabili in quelli normali 231. Insomma, una delle tante sfide che attendono e che insomma, stanno coinvolgendo il mondo imprenditoriale italiano. Avvocato, io la ringrazio per essere stata con Prego, noi, l'avvocato Chiara grazie a voi. Padovani, fondatrice dello studio legale Padovani, grazie di nuovo. Grazie, grazie a voi. Grazie anche ai nostri telespettatori. Appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario.